La diocesi va in una direzione precisa e lo conferma con i fatti, non tanto con le dichiarazioni. In merito alla vicenda del Barbaro, il Vescovo stesso ha confermato la volontà di collaborare sempre con le istituzioni, difatti le indicazioni del Questore sono state rispettate per quanto di competenza della Chiesa, del Parroco. I funerali sono stati celebrati nella forma richiesta, nella forma indicata. Resta comunque sempre il fatto che come Chiesa e come sacerdoti ricordiamo che il funerale non è un onore al merito, un merito alla carriera, è il momento finale di una vita in cui si implora misericordia e questo vale per chiunque. Noi come cristiani, come sacerdoti indichiamo in queste celebrazioni, che di per sé stesse sono pubbliche perché sono liturgia, indichiamo non un premio alla carriera ma un momento estremo nella vita di una persona in cui si chiede perdono, per tutti, sempre e comunque. I funerali difficilmente vengono negati proprio per questo motivo, per tutti si può implorare misericordia.